Hi people of YouTube, welcome back to a new episode of Saints Row 4. A parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata. Ci siamo lasciati la scorsa puntata con la liberazione di Asha e l'uccisione del nostro clone cattivo. Scusatemi, ero concentrato un attimo. Ecco fatto, scusatemi. Ero un attimo concentrato su sto casino. Se ci fate caso, effettivamente, da quando abbiamo liberato Ben, sono iniziati ad apparire un sacco di nemici qua in giro. Il che in realtà potrebbe essere un problema, ma per me non lo è, perché mi ha dato modo di poter sfruttare la cosa al meglio. Ovvero, siccome ci sono gli obiettivi tipo insulta tot alieni, uccidi tot alieni con determinata arma, ho deciso, beh, facciamo due cose in una volta sola. Uccidiamo tutti gli alieni. Ecco fatto, seed distrutto. E facciamo tutti gli obiettivi. Esatto, disintegra tutti i nemici. Nonostante io adori questo fucile, ci prendiamo il fucile, questo qua, perché devo uccidere 250 nemici con questo fucile, di cui anche altri 250 con il rigonfiatore. Il rigonfiatore è un'arma un po' gnecca, però vabbè, diciamo che ha il suo perché a modo suo. Dove sei? Puff! Ecco fatto. Ecco qua. Io poi non so se le uccisioni congelati e poi uccisi con il fucile contino come uccisioni del fucile stesso, però se me le conta meglio. Ecco fatto, distrutti anche i seed. Bene, siccome i nemici iniziano a essere un filino troppi, occupiamoci della missione. Prendiamo i soldi. Lealtà, giorno d'addestramento. Minchia, un po' più lontano, no? I need to de-stress. I have an idea for something fun. Ottimo. What exactly does an MI6 agent think is fun? Uccide gente? Well then, this will be educational. Education. Perfetto. You know me so well. Spero che io e te, Asha, ci divertiremo assieme. D'altronde l'altra volta ha detto uno dei commenti più belli che poteva dire: io e te o scoperemo o ci ammazzeremo a vicenda, o entrambe le cose. Top 10 frasi più romantiche da dire a una donna. E eccomi qua, Asha. Io e te spero che ci divertiremo assieme. Time for you to experience the life of a secret service agent. A VIP is in town and it's our responsibility to see she safely arrives at all three stops on her route. Along the way we'll encounter scenarios typical of a VIP escort job. Scorta e salvataggio. Oh no, io odio sti obiettivi. So, are you ready to put your life on the line to protect another? Minchia, non vedevo l'ora. I'm pretty much a superhero. I'm set for whatever you can throw. Ovviamente i superpoteri ce li hanno tolti. Your special abilities for the duration of this exercise. Certo. But don't worry. You'll get them back once the exercise is complete. Meno male. Get in. You're driving the VIP to her first stop. Va bene, l'importante è che tu allora spari. Ecco appunto. You're on the client's dime now. You do whatever needs to be done. Scorta, eh? Io detesto questi tipi di missioni. Fin dai tempi di GTA San Andrea l'ho sempre odiate queste missioni. Tra l'altro c'era una missione che odiavo in particolare lì, ovvero dovevi rubare un veicolo, portarlo a far riparare e non prendere neanche un danno al veicolo. Forza signore, entrate pure dentro. That's Tammy Tolliver. The reporter from the Genki Bowl. Nah. I reckon it'd be a royal or something. A security worker's a cereal box. You don't get to pick your prize. Giustamente. Dov'è? Hey, see that guy over there? Tell me. Is he a threat? I don't know. It's your job to know. You have to decide right now. Take him out and possibly kill an innocent human being, or let him go and potentially put your VIP in danger. Secondo me non fa nulla di male. Cosa?
controlliamolo. Good job. Security might just be your plan B. All right, back in the car. Ma scusami, era questa la macchina? Ah no, ok. Però aspetta, prima voglio entrare qua. Perché voglio salvarmela. Ecco, fatto. Risaliamo in macchina e andiamo alla prossima destinazione. Intel reports high threat probability at our next stop, so we should be prepared for anything. Right, absolutely. Potential threats all over the place. Ovviamente. Guarda, lo faccio solo perché ti devo potenziare. Prior to MI6, I babysat overprivileged children of foreign dignitaries on multiple occasions. Io non so di cosa parli. Street gang. Oh yeah, anyone I know. Nessuno che conosco. Eccoci alla prossima destinazione, un negozio di armi. You'll need a vantage point. Get to that rooftop across the way over there. Cover the VIP as I escort her into the building. Arrivo subito. Fammi indovinare, dovrò usare il fucile da cecchino? Ne ho uno? No. Forse me lo danno adesso che salgo qua sopra. Ecco, lo sapevo. What are you doing? Pretending to shoot stuff. You're easily bored, aren't you? Don't know. Più di quanto pensi. Being awesome to be bored. E queste persone qua? We're coming out now. Everything clear? Blue skies and hummingbirds. Come on out. Snipers! Shit! Dove? I thought we were. Jeez. Beccati questo. So why are people trying to off Tammy? She cross a drug lord or something? We don't know. Ecco you fatto. Might be surprised to learn how little information agents are actually given. Usually just a name and an objective. Really? Then why do you do it? Queen and country, the greater good, duty and honor. Il grande bene, il bene superiore. Oh, no such thing. Dai. Ecco fatto. Dai, manchi solo tu. Ecco qua, perfetto. Now we're leaving. Arrivo. In realtà basterebbe che mi buttassi di sotto, però vabbè, guarda. Non fa niente. Faccio anche la strada a piedi. Ho visto, ecco. Ah, fermo. Ti gonfio per bene, eh. Puff. Dov'è l'altro? Non lo vedo, ok, non importa, andiamo via. Asha? Ok, guida lei. Ecco fatto. So, are we enjoying ourselves then? Minchia. Tantissimo. We're almost done. Just one more stop. Ecco fatto. Asha, è meglio se acceleri. Dai, sta cosa dei teleguidati a volte è un dito nel culo. Posso usare anche questo. Il fucile a rimbalzo. Vabbè, sarà anche abbastanza buono, ma non mi piace. Dai. Keep sharp. We may have a situation. Tipo avere questo camion qua davanti. Che dolore. Yeah, let's say it is. I'll guard the VIP, you get to cover. Ecco fatto. Fai la guardia. Ecco qua. Minchia. Colpiti tutti con un colpo. Matt. Oh, is he not answering? Peccato che Matt non risponda. I must have accidentally cut him off. Dai. You royal asshole. Always with the vulgarity. Con le volgarità. Dovrei vedere quando verremo ad ucciderti. Allora, quante volgarità, mio caro. Ascolta. Ecco fatto. Hold on. I'm calling in a rescue vehicle. You could do that without Matt? I wouldn't put us in harm's way without some backup protocol. Giustamente. Non è mica un agente dell'MI6 per niente. Perfetto, tu tienila d'occhio, mi raccomando. Forza, venite. Cover me while I get some more. Venite. Presi. Asha, tutto bene? Ti salvo io. Sì, ma lei cade sempre, santo cielo. Signorina. Just hang on. Here comes the rescue vehicle now.
I'll be right back. I'm gonna get the car. Beh, arrivo, arrivo. Elicottero! Puff. Fuck. Distrutto. Sit tight. I'll be back for you. Stretching the muscles, eh? Dove sono i nemici? Ecco fatto. Su, 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 salite. Asha? No, dai, non ti bloccare in mezzo al camion, per favore. A caso, totalmente. Brave, salite tutte e due. Minchia, uguale identico al piano originale. Ed eccoci arrivati. Ok, siamo qui. What now? Is this over? Non ancora. As soon as the VIP's helo arrives, she's still in our charge until then. Ottimo, speriamo allora che l'elicottero... I don't think so. Allora speriamo che l'elicottero... Oh no. Speriamo che l'elicottero non esploda. Ottimo. Ma via. Ok, non posso farlo saltare in aria, giustamente. Posso usare la dubstep? Holy shit! Ora è potentissimo. È Supreme Genki. Non so cosa usare. Esatto. Madonna, mi ho indovinato, ti prego. Speriamo allora che Matt ci ascolti. Hello, oh, finalmente. You can give me my superpowers now? Ooh, I don't think so. I'm not falling for your tricks. Matt, give the powers back. Esatto. I see. Okay. What did have happened while we were disconnected? Explain later. Powers now. Oh, finalmente. Ora Genki, siamo alla pari. Anche lei si è potenziata. Ora Genki, siamo alla pari. Could be better. Usiamo anche questo. Oh my, this is... Penso che ti ucciderò a spadate. Oh, e finalmente l'abbiamo tagliato in due. Sembra tra l'altro il portale che fa Dottor Strange con le mani. Ecco fatto. Hai voglia? Mica sono il capo e il presidente per nulla io. Bello l'ultimo colpo, eh. VIP di Asha, $2000, 50 di esperienza, siamo a posto. E super amico Asha. E i veicoli Genki. Quindi signori, vi ringrazio tutti per avermi seguito, come al solito se mi avete seguito. Se volete dirmi qualcosa, sempre qua sotto. Noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti.